Ma io non è che, insomma, io non mi sono mai effettivamente reso conto del fatto che, appunto c'era Doris Lessing piuttosto che Agatha Christie, eccetera. Io in fondo mi sono sempre comportato alla stessa maniera, cioè come un lettore. Io, fin da ragazzo, io, insomma, intendiamoci subito, io sono nato in un piccolo paese della Calabria, che si chiama Cirò, dove ho vissuto da bambino e dove non c'erano proprio librerie. Mi ricordo, adesso non c'entra niente, però è molto carina e vi fa capire il clima, che a un certo punto in questo paese si aprì per un brevissimo periodo, purtroppo, una biblioteca comunale, che io ho frequentato un po' perché finalmente c'erano dei libri. E ricordo che c'erano delle persone che entravano e chiedevano da comprare un quaderno, una penna, qualcosa. E una volta questo signore che si chiamava Virgilio, quindi era un nome curioso, che lavorava appunto in questa biblioteca, siccome questi gli chiedevano, ma voi i libri, insomma, li vendete almeno? E questo Virgilio ha detto no. Questo bambino ha detto, che fate con i libri? Stiamo. Dice, ma si paga? No, è gratuito. E questo bambino ne è uscito sconvolto, cioè pensando, qui siamo oramai al delirio, insomma, cioè era impensabile che ci fosse una biblioteca. Una libreria infatti non c'è mai stata. Ecco, allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, che avendo invece una certa passione fin da molto piccolo per la lettura, non lo so, forse perché ero infelice, forse perché non mi piaceva il mondo intorno, forse perché avevo bisogno di fantasticare fra me e me, questo non sono in grado di dirlo, avrei avuto molto piacere di frequentare le librerie, di avere delle possibilità che non avevo. E quindi, come succede, questo aumenta il tuo amore, la tua passione. Per esempio, io ho una passione smodata per il teatro, benché a teatro siano oramai molti anni che non si veda nulla di decente, detto con franchezza, perlomeno molto poco, non vedo nulla. Con tutto questo, a me piace moltissimo andare a teatro, anche se mi annoio magari terribilmente. Perché? Perché appunto è una cosa da provinciale, cioè da persona, se fossi nato a Londra non me ne fregherebbe niente, probabilmente avrei visto tante belle cose, la mia vita è finita. Invece da ragazzino leggevo le recensioni di Angelo Maria Ripellino di teatro sull'Espresso, immaginavo delle cose meravigliose di Valeria Morricone e Franco Enriquez, che io non ho mai visto a teatro, quando io sono arrivato a Roma, Enriquez era già morto da un bel pezzo e la Morricone era piuttosto anziana. Non ho mai visto a teatro, credo, non mi pare. Ecco, però immaginavo queste cose meravigliose, per cui adoro il teatro tutt'oggi per questo fondamentalmente. Ecco, arrivo al punto. Il mio atteggiamento è rimasto sempre questo, cioè quello di uno appassionato di lettura, dei libri, della lettura, che immagina questo mondo come un mondo meraviglioso in definitiva. E qualche volta lo è, e molte volte anche non lo è, naturalmente. Il caso di Agatha Christie è un caso in cui un lettore che ha amato in maniera straziante i libri di una scrittrice, appunto questa scrittrice ungherese che scrive in francese e vive da molti anni in Svizzera, ha amato enormemente questi libri, questa scrittrice viene a Roma per un premio che le danno. Un'amica, una mia amica, è nell'organizzazione di questo premio, sa quanto io ami questa scrittrice, mi telefona e mi dice, c'è Agatha Christie, la vuoi incontrare oggi a colazione? Perché io dovrei portarla a colazione, non c'ho un momento di tempo, c'ho da fare. Se vieni tu, state voi da soli, chiacchierate, cioè, e io penso, beh, che meravigliosa opportunità di fare una chiacchierata, stare a colazione con questa scrittrice, i cui libri io ho letto da poco tempo e sono entusiasta. Mi precipito in questo posto, in centro, incontro lei, questa amica,
ci lascia subito soli, e lì è la tragedia, perché questa donna invece è di un'antipatia ed è intrattabile, non mangia niente, io ho un buco nello stomaco, ho fame, però non mangio per una forma di camaleontismo un po' fantozzesco, insomma. Cioè, siccome quella non mangia, a me sembra un po' brutto, come si dice nel sud, mangiare. E allora continuano a mettermi vino bianco nel bicchiere e a un certo punto sono un po' ubriaco, sono vuoto il vino. Tento di fare una conversazione, ma questa zero. Fra parentesi, by the way, mi dice una cosa che è l'esatto contrario di quello che tu hai letto prima di Borges, Le Mani, che dice non fare giornalista, eccetera. E a un certo punto questa mi guarda, non ha fiatato da mezz'ora, 40 minuti, io ho tentato disperatamente di parlare di questo, di quello, zero. All'improvviso lei mi guarda e mi dice, lei è un giornalista. E io spero che sia una domanda, invece è un'affermazione secca, che insomma un pochino mi umilia. Adesso non è che fare giornalista è una cosa onorevolissima, per carità, insomma ci mancherebbe, sono onorato, come si dice, di essere iscritto all'albo dei giornalisti italiani. Ciò nonostante, per uno che scrive è sempre un po' riduttivo sentirsi dare del giornalista. È così, adesso diciamo la verità, è onestamente così. Quindi questa già mi stende con questa osservazione. Poi non lo so, io tento disperatamente di dire qualcosa, ma lei niente, non gliene importa niente, non mi guarda neanche. Io comincio a esagerare in lodi, perché come sempre quando l'altro tace tu esageri, finché a un certo punto ho perso le staffe. Cioè, mi sono effettivamente incavolato, perché a un certo punto gli ho detto, ma è la prima volta che lei è a Roma? E lei mi ha detto sì. Vabbè, si trattiene qualche giorno, no. Vabbè, peccato, perché è una bellissima città, Roma, insomma, così, visitarla, la Cappella Sistina, stavo cominciando a dire quelle scemenze, il Colosseo, cioè. E lei dice, no, a me non interessa, perché a me non interessa viaggiare, a me piace stare a casa mia. Giuro, A questo punto gli ho detto, ma scusi, allora perché non è rimasto a casa sua? Che cosa vuole? È venuto a prendersi un premio, la stanno pure prima. Insomma, ho avuto proprio una cosa di, ma basta, ma che maleducata, ma non si dice, ma pure se lo pensi non lo dire, insomma una cosa poco gentile, ma perché vuol dire non mi frega niente la Cappella Sistina, ma sei cretino? E allora lì ho perso le staffe, forse perché ho bevuto appunto come stasera un po' di vino, a stomaco completamente vuoto. E la scena credo che sia stata non male quando Silvia, questa amica, è arrivata, perché io stavo mangiando effettivamente, a quel punto avevo perso forme così di creanza, diciamo di gentilezza nei suoi confronti o di ipocrisia, se volete, quindi stavo mangiando e bevendo in silenzio. E lei stava accanto a me in silenzio. Appena è arrivata Silvia, io gli ho detto, beh Silvia, io ti saluto, ciao, ma non prendevo un caffè? No, io non bevo il caffè, ciao, grazie, me ne sono scappato. E uscendo ho pensato, io non leggerò mai più niente di Agostino. Anche se scrive Anna Karenina, che è uno dei romanzi che amo di più, forse nella storia della letteratura, io non lo leggo, perché una stronza così a me non interessa. Però poi mi sono ricreduto in altri casi, invece, insomma, quindi è un tema che non è sciolto.